Sindaco De Febis, sindaco di Bisenti, com'è la situazione sul territorio alla luce anche dei tamponi che sono stati effettuati sulla popolazione? Allora, al momento la situazione è stazionaria, noi avevamo tre positivi, tutti e tre ricoverati. Uno è deceduto purtroppo ieri per complicanze sopravvenute, era uno che un soggetto che si trovava già ricoverato per dialisi, quindi ieri purtroppo non ce l'ha fatta. Quindi abbiamo due positivi, ieri sono stati fatti circa 100, quelli di Bisenti erano circa 130. I tamponi, i risultati li sapremo domani. Abbiamo fatto un servizio ieri, ringrazio per questo la SL di Teramo in nome del direttore del Dipartimento di Prevenzione, il dottor Ercole D'Annunzio, che con la sua equipe è venuta qua e abbiamo fatto un lavoro straordinario. Senza creare casini abbiamo fatto circa 200 tamponi tra Bisenti, Arsita, Castiglione, Castinelli e Montepino, perché c'erano degli abitanti degli altri comuni che non avevano potuto fare i tamponi l'altro ieri, che erano finiti e sono venuti a Bisenti. Li abbiamo fatti qua, abbiamo fatto un lavoro ma proprio contentissimo, proprio un lavoro preciso, pulito, grazie all'organizzazione che avevano. Ecco, nei prossimi giorni che cosa si prevede? No, mo aspettiamo con ansia perché siamo tutti quanti un po' preoccupati per vedere i risultati. Però penso che insomma, la situazione non fosse così grave. Il mio pensiero è che forse noi il nostro contributo anche in vite umane forse l'abbiamo dato nel mese di febbraio. Noi abbiamo avuto 11 decessi di persone anziane. Ci siamo sempre chiesti come mai tutti questi decessi, però non ci sta la controprova perché i tamponi non sono stati eseguiti, quindi non sapremo mai come erano morti. Però La zona rossa è stata prorogata fino al 13, si andrà avanti con queste limitazioni. dobbiamo dire che la regione è stata molto solerte perché ci ha chiesto a tutti i sindaci che cosa pensavamo e io sinceramente dico che visto che i risultati si stanno ottenendo, che si vede dall'andamento epidemiologico del coronavirus che qualcosa sta sortendo.